voglia di risotto, ho voglia di risotto, ma col melone, perché mi hanno detto che è buonissimo, con il melone e il parmigiano. Allora, il melone quello buono è mantovano, IGP mantovano. Ho voglia di risotto, ma col melone, perché mi hanno detto che è buonissimo, con il melone e il parmigiano. Allora, il melone quello buono è mantovano, IGP mantovano nelle zone di Sermide, al Malcantone di Sermide, all'azienda tra l'altro di Mauro Aguzzi, che è il presidente del consorzio del melone IGP mantovano. Quindi andiamo a vedere, andiamo a sentire dalle sue parole cos'è davvero il melone mantovano IGP. Allora, il melone mantovano ha un marchio importante, anche perché è caratteristico di una zona. Cosa deve avere questo melone di particolare? Cosa ha di così buono nei confronti degli altri? Ma abbiamo alcune peculiarità che derivano un po' dal territorio, dal terreno, che ci dà qualcosa che eventualmente nelle altre zone di produzione non c'è, ed anche dal microclima che abbiamo in questa zona. Siamo riusciti ad individuare alcune caratteristiche attraverso l'analisi sensoriale del melone che ci differenziano dagli altri meloni, in quanto abbiamo, per esempio, per fare qualche esempio, l'aroma di fungo, il profumo di anguria, l'aroma di tiglio, sono alcune caratteristiche che nei nostri meloni, fatti nell'areale dove si fa il melone mantovano GP, sono in maniera più accentuata rispetto agli altri meloni fatti nelle altre zone. Allora, Coldiretti quindi ha identificato ovviamente nella zona del Destrasecche in particolar modo, ma poi anche nell'azienda vostra, quella qui a Malcantone di Sermide, un determinato prodotto, un prodotto che poi viene usato per tantissime cose, cioè in ambito culinario a 360 sì. gradi. Noi nella nostra trasmissione poi addirittura faremo un piccolo risotto con il melone e il parmigiano, quindi insomma, per dire sì, quanto diciamo si può che usare. Abbiamo negli ultimi anni abbiamo scoperto che il melone si presta molto ad essere cucinato, oltre al classico melone come siamo abituati a mangiarlo col prosciutto, oppure con in dessert, oppure come antipasto o fine pasto. Però abbiamo scoperto che c'è la possibilità di cucinarlo e si abbina con molti altri tipi di alimenti, tipo la carne, tipo il pesce, tipo i formaggi in particolar modo. Abbiamo fatto diverse collaborazioni sia con il consorzio dell'IGP dello SPEC dell'Alto Adige, con il Grana Padano, con il Gorgonzola. Abbiamo fatto diverse cose e quest'anno poi abbiamo ideato un ricettario proprio, abbiamo fatto una serie di ricette con la nostra chef Rubina, che lavora nella nostra testimonial, dove siamo partiti proprio dall'antipasto fino al dolce, con un menù a base di melone, con varie ricette che uno si può anche sbizzarrire da provare. Tra l'altro nelle varie zone d'Europa c'è spesso, ad esempio, io faccio un esempio classico, in Grecia ad esempio c'è un melone bianco, invece il nostro è un altro tipo. Il nostro è un altro tipo di melone. Diciamo che si fa anche qua da noi il melone bianco, soprattutto al sud Italia sì. o in Sardegna, ma sono i classici meloni invernali che vengono prodotti per questo periodo e poi si conservano fino a Natale, diciamo. Qua nella nostra zona questo tipo di melone non è caratteristico. E infatti non si fa quasi, non si fa praticamente, tranne qualche piccola produzione magari per qualche azienda per accontentare qualche supermercato e allora ne mette un. Però non è tipico della nostra zona questo melone, è tipico più che altro del sud e della Sardegna. Adesso andiamo in cucina perché andiamo a fare questo risotto col melone, lo ripetiamo. Melone Mantovano IGP. E quindi andiamo a fare un risottino con un po' di parmigiano, direi che ci sta tutto. Ci sta benissimo, direi a quest'ora poi. A quest'ora poi ci sta benissimo. Grazie. Salute. Grazie di tanto. Grandissimo Luca, ciao Luca. Ciao Giulio. Ho bisogno di te, mi deve aiutare perché sono nel posto giusto, perché devo cucinare qualcosa di particolare. Mi dai una mano e mi aiuti? Certo che sì. Allora, devo fare un risotto. Sì. Con il melone, che è questo, cioè di questo tipo qua di melone, che è IGP, mantovano, con una cialda di parmigiano e insomma fatto come
fatto veramente bene, quindi ho bisogno del materiale giusto. Tu mi puoi dare una mano. Vieni con me che ti faccio vedere cosa serve. Ok. Sì, servono particolari cose, no, è anche un fatto abbastanza semplice. Sì, no? Una ricetta abbastanza veloce. Sì. Ma con gli strumenti giusti ce la facciamo. Ok, ok, ecco, andiamo a vedere. Andiamo. Allora, c'è bisogno forse di più di uno strumento, bisogna innanzitutto pensare al riso e poi pensare anche ai contorni, c'è lo speck, quindi da cucinare, poi ci sono altre cose. Allora, partiamo inizialmente dal riso, quindi cosa bisogna fare? Io ti propongo una bella capiente casseruola per preparare il... Attenzione, termini esatti, questa è una casseruola. Una casseruola all'umanico, okay. Naturalmente preparare il brodo per il riso, poi naturalmente una casseruola per preparare, invece per mantecare il risotto all'interno di questa. E dopodiché io ti propongo due padelle, indicate proprio per preparare in una più piccola lo speck croccante, perciò raggiunge temperature elevate in breve tempo e lo rende molto croccante. E poi te ne propongo un'altra invece per preparare una bellissima cialda di parmigiano, un pochino più ampia per decorare quel piatto. La qualità è tutto anche per il discorso culinario, cioè più gli strumenti per cucinare sono buoni, più ovviamente il piatto è eccellente. Sì, c'è meno possibilità di errore, i tempi sono più veloci e soprattutto lo strumento dura molto di più. Ok, allora adesso dobbiamo impiattare però. Sì. Pensiamo all'impiattamento, quindi mentalmente abbiamo già cucinato il nostro risotto col melone e con la cialda di parmigiano. Andiamo ad impiattarlo e facciamo una bella figura. Ti faccio vedere qualcosa di carino. Va bene, andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Allora, l'impiattamento, uno pensa che sia una cosa così semplice, ma per fare bella figura ci sono strumenti anche qua adatti con i loro nomi e anche con il loro carattere, possiamo dire, anche se parliamo di oggetti. Allora, siamo sempre sul nostro risotto, è già pronto, è già cucinato, quindi dove lo impiattiamo? Guarda, io pensavo a un bellissimo pasta bowl, questo è il termine tecnico, un piatto molto capiente, come puoi vedere. Quindi attenzione, il piatto ha un nome, si chiama? Pasta bowl, oppure in un modo un pochino più dialettale, il cappello del prete. Ah, ok, benissimo. È un piatto proprio da presentazione, la pietanza si concentra al centro del piatto, lasciando uno sfondo bianco importante e esaltando anche i colori della presentazione. Può cambiare il piatto anche il colore a seconda del tipo di alimento? Perché si può. Allora, nei luoghi comuni, normali, il piatto è sempre bianco, no? Sì. Invece no. Generalmente nella ristorazione sì, però si possono, oggi si tende molto a provocare utilizzando anche materiali tipo pietre naturali, rhodesia, i neri, i piatti anche colorati. Allora, per il nostro risotto va bene, quindi direi che questo è il piatto giusto. E per il vino? Per il vino io ho pensato a un calice con una particolare coulisse che favorisce il perlage di un metodo classico, perché secondo me questo risotto va servito con una bella bollicina. Esatto. E ho pensato a questo bicchiere accompagnato dal suo bicchiere da acqua. Tre posate molto importanti perché il piatto è grande e la posata un pochino più lunga. Ah, giusto. Altrimenti la posata risulta un pochino... E poi lo sfondo, vabbè. Sì, una tovaglietta per dare un po' di colore. Poi... Beh, allora dice, ci siamo. Diciamo che siamo pronti. Amici, siamo in cucina e abbiamo tutto. Abbiamo tutto per fare un grande piatto. Allora, abbiamo il melone GP Mantovano, abbiamo un bravissimo chef, abbiamo le nostre pentole, abbiamo i nostri piatti, abbiamo la nostra splendida cucina. Guarda te che meraviglia questa bella cucina. E tu sei? Presentiamo. Sono Stefano Cherubini, agrichef sul Ferino, provincia di Mantova, agriturismo Le Volpi. Ok, tu lavori quindi sul lato mantovano in sostanza? Sì, vicino al Bresciano, sotto il lago di Garda. Allora, cosa ci fai oggi con questo melone? Oggi facciamo un risotto con il riso Carnarori, con il melone, speck e una chips di grana. Ok, quindi un piatto che non è particolarmente difficile, no? No, non è difficile, di solito il melone non lo mettiamo nel riso, però a me piace perché dà questa dolcezza, un po' il sapito dello speck e il croccante, una chips di grana. Allora, come le formazioni di calcio, la formazione si parte con lo speck. Con lo speck, perché io non faccio la tostatura con la cipolla, ma uso lo speck. Ok, quindi lo speck come intanto lo tagliamo a julienne. Allora, termine francese, il francesismo, lo lasciamo da parte e quindi lo tagliamo a fettine sottili, no? Ho detto esatto. Giusto? Perfetto. Ok, dopodiché andiamo a
rosolare lo speck. Ok. Ecco, quando rosoliamo lo speck, in sostanza lo fai come? Cioè, tu prendi lo speck... Faccio con un po' di burro. Ok. Quindi attenzione, lo dico anche ai telespettatori a casa. Allora, abbiamo il nostro melone, che è buonissimo. Intanto per fare questo piatto, che ripeto, è il risotto con il melone, innanzitutto sta prendendo lo speck, lo sta mettendo dentro... A un pentolino. Questo pentolino con del burro. Deve avere particolari qualità questo burro, no? Amici, siamo in cucina e abbiamo tutto. Abbiamo tutto per fare un grande piatto. Allora, abbiamo il melone GP Mantovano, abbiamo un bravissimo chef, abbiamo le nostre pentole, abbiamo i nostri piatti, abbiamo la nostra splendida cucina. Guarda te che meraviglia questa bella cucina. E tu sei? Ti Io presentiamo. Sono Stefano Cherubini, agri chef sul Ferino, provincia di Mantova, agriturismo Le Volpi. Ok, tu lavori quindi sul lato Mantovano in sostanza? Sì, vicino al Bresciano, sotto il lago di Garda. Allora, cosa ci fai oggi con questo melone? Oggi facciamo un risotto con il riso Carnarori, sì, con il melone, speck e una chips di grana. Ok, quindi un piatto che non è particolarmente difficile, no? No, non è difficile, cioè, però di solito il melone non lo mettiamo nel riso, però a me piace perché dà questa dolcezza, sì, un po' il sapito dello speck e il croccante, una chips di grana. Allora, come le formazioni di calcio, la formazione si parte con lo con speck. Con lo speck, perché io non faccio la tostatura con la cipolla, ma uso lo speck. Ok. Quindi lo speck, come intanto lo tagliamo a julienne. Allora, termine francese, il francesismo, lo lasciamo da parte e quindi lo tagliamo a fettine sottili, 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 no? Ho detto esatto. Giusto? Perfetto, perfetto. Ok. Dopodiché andiamo a rosolare lo speck. Ok. Ecco, quando rosoliamo lo speck, in sostanza lo fai come? Cioè, tu prendi lo speck... Faccio con un po' di burro. Ok. Quindi attenzione, lo dico anche ai telespettatori a casa, allora. Abbiamo il nostro melone, che è buonissimo. Intanto per fare questo piatto, che ripeto, è il risotto con il melone, innanzitutto sta prendendo lo speck, lo sta mettendo dentro... A un pentolino. Questo pentolino con del burro. Deve avere particolari qualità questo burro, no? No, un burro normale di Maiga va benissimo. Ok, ok, ok. Quindi noi adesso facciamo questo burro, lo mettiamo insieme, perché il riso alla fine... Il risotto deve avere tante componenti, no? Per cercare di far risaltare il sapore del melone, immagino. Esatto. Quindi tu lo fai con lo speck, c'è un motivo in particolare? Lo speck lo uso perché mi dà un po' di contrasto col dolce del melone. Sì. Poi ho fatto qua il brodo, che non faccio il solito sedano, carote e cipolla, okay, ma ci metto proprio la buccia del melone, così non copre il sapore. Dobbiamo attenzione, la buccia del melone. Quindi la buccia del melone dentro il pentolino, esatto, che viene usato come brodo. Esatto. Pensa a te cosa scopro oggi. Così invece, come qua non c'è la cipolla ma c'è lo speck, lì c'è solo il melone, così abbiamo proprio i due ingredienti principali e basta. Quindi questo poi, tu adesso lo stai facendo... Sì, un pochettino me lo tolgo perché lo userò dopo come decorazione, che è bello tostato, e adesso vado a mettere il riso. Ok, quindi mettiamo il riso da tostare all'interno. Oh, che meraviglia. Questo è il riso Carnaroli, io cerco di tostarlo poco questo perché il riso Carnaroli contiene dell'amilosio, sì, che se lo tostiamo si chiude, questo non lo rilascia e mi viene un riso meno cremoso. Ah, quindi possiamo cominciare subito a bagnarlo senza fare una tostatura, neanche usando il vino bianco. E lo ricordiamo, voilà, sembra una pozione magica, no? No, deve comparire qualcosa, non so, un coniglio, no. No. Adesso aggiungiamo poco vino brodo alla volta, sì, perché altrimenti ci viene bollito, e continuiamo ad aggiungerlo piano piano. Abbassiamo. Sì, anche questo, cioè il modo anche per cucinare bene il riso, cioè un po' alla volta, sempre cercando di mettere... Sempre un po' alla volta, anche perché, sì, c'è il rischio che se arrivi a fine cottura, che c'è troppo brodo, ti viene un riso brodoso. Invece deve essere bello morbido, tirato, giusto. Ecco, morbido, perché poi sulle filosofie del riso qua possiamo stare a parlare una giornata. Cioè, questo qua deve essere comunque morbido come tipo di riso, no? Sì. Se non sbaglio. Il riso che rimane, che tiene la cottura, sì, quindi non c'è il rischio neanche di sbagliare. Va bene anche per i principianti. Ok. Senti, parlando del melone, tu hai detto
Adesso stiamo facendo un risotto, ma col melone si possono fare tante cose. Sì. Allora, quello che la gente normalmente sa è che il melone lo mangi come solito, no? Prosciutto e melone. Esatto, prosciutto e melone, no? Un piatto difficilissimo, prosciutto e melone, veramente molto impegnativo. No, a parte gli scherzi, comunque si possono fare tante cose. Tu sì, adesso stai facendo un riso, ma si possono fare cose. Io di cose, solito faccio anche un semifreddo al melone, che d'estate va benissimo, è molto fresco. Mm. Oppure anche dei tortini, delle crostate, delle torte con sopra il melone. Sì, 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 sì. Adesso prendo il melone. Ok, prendiamo il melone. Okay. Allora, cominciamo, li togliamo i semi. Prego, prego, fai tutto. Quindi vengono tolti i semi. Lo ricordo, dall'altra parte c'era il brodo fatto con le bucce del melone. Poi hai fatto rosolare dello speck in un tegamino con del burro. Adesso stai prendendo il melone e lo stai... Tolgo la buccia. Togli la buccia. Dopo qua ci sono anche delle filosofie sul discorso del melone, come fare a riconoscere se un melone... Perché è una cosa molto difficile, ci ho anche pensato tante volte, quando vai al supermercato capire se il melone è maturo oppure no, cioè quando tu lo vai a prendere. Mm-hmm. Ma avevano detto un vecchio trucco, però non so se è vero, io chiedo allo chef se magari ne sa di più di me. Vedere se c'è il gambo, perché se non c'è il gambo vuol dire che il melone è maturo, è vero. Anche se non c'è il gambo? Il piccolo il gambettino, si può dire, no? Allora, perché uno prende e lo annusa per capire se è buono oppure no. Oppure ci sono altri metodi? No, anch'io uso questo metodo, di solito anch'io lo annuso. Bisogna sentire se è abbastanza profumato, perché più indietro di maturazione, più è acerbo, quindi non dà molti profumi. Ok, ok. Adesso... Qui si sta asciugando, quindi aggiungiamo un po' di brodo. Ok. Perfetto. Andiamo a fare dei dadini col melone che andremo a aggiungere subito nel brodo, nel riso. Ok. Ne mettiamo solo pochi, perché altrimenti dà troppo sapore di melone. Io invece voglio che sia più, gli dia colore. Va benissimo. Attenzione. E così prende anche un po' di colore. Mentre gli altri li useremo alla fine come decorazione, e che restano anche più croccanti. Bravo Stefano, che meraviglia. Ecco, poi vedo che c'è lì una cialda, no? Se non sbaglio. Sì, io la chiamo chips, una chips di grana fatta con del parmigiano, semplicemente fatta in padella, si fa sciogliere, quando diventa dura la puoi tagliare e modellare come vuoi. Ok, quindi noi siamo già nella fase finale, diciamo così, del nostro piatto. Quindi lo riassumiamo, quindi sostanza preso, lo speck lo facciamo rosolare con del burro. Ok. Mettiamo il riso, lo tostiamo poco, perché altrimenti non ci rilascia la amilosi per fare la cremosità del riso. Ok. Brodo fatto con le bucce del melone, invece che al solito sedano, carote e cipolla, lo bagniamo e cominciamo ad aggiungere un po' di melone. E poi alla fine la cialda, che è già pronta, e noi quindi cosa facciamo? Nel momento in cui si sta preparando, lo andiamo a fare una piccola pausetta, perché poi torniamo dentro, vediamo il piatto finito e parleremo un po' dal vino da abbinare a questo straordinario piatto. Ci vediamo dopo. Bentornati in cucina. Allora, mantecatura del riso in questo risotto con il melone e il parmigiano. Quindi vai Stefano, tu intanto procedi nel momento dell'impiattamento, e noi parliamo di vini con Luciano Bulgarelli, che è presidente del consorzio Vini Mantovani. E cosa ci mettiamo su questo piatto? Beh, questo è un piatto molto delicato, perché il melone sicuramente, come dicevo giustamente l'agri-chef qua, viene trattato proprio per mantenere il massimo della delicatezza. Quindi un abbinamento con un metodo classico, uno chardonnay e un grappello Ruberti vinificato in bianco, 24 mesi su lieviti, quindi un prodotto molto armonioso e molto delicato, proprio per andare a sovrastare quello che è il piatto. Andiamo ad aprirlo? È qua, no? Esatto. Ma che bello, che bello. Intanto qua tu stai continuando, stai impiattando, attenzione, questo è un momento molto molto delicato, no? Molto, tu hai fatto importante. Un corso, no? Importante con Diretti, no? Se non sbaglio. Sì, era il primo corso degli agri-chef lombardi, siamo i primi agri-chef lombardi, e abbiamo partecipato anche al villaggio col Diretti Milano. È partito, direi, il vino è partito. Attenzione, no, vado a prendere il bicchiere. Non pensavo, si dice a Mantova c'è un squai. Esatto.
Beh, dovevo non poter partire niente altro col botto, esatto. Quindi la trasmissione di solito si fanno anche le scene voilà. Esatto. Comunque eccolo qua, non eccolo è, qua non te è lo lascio, non è cortese ma comunque ecco te lo lascio in mano. Allora, quindi questo è il lo ripetiamo, questo è un Grappello Ruberti e Chardonnay, Grappello Ruberti vitigato in bianco e Chardonnay, quindi un metodo classico, quindi una bollicina, sì. E che si presta, essendo un prodotto molto secco, quindi anche a sgrassare, perché comunque ci abbiamo una componente dello speck e del burro in mantecatura. Quindi. Ok, allora invece qua siamo pronti, no? Abbiamo finito il nostro piatto, lo stiamo finendo con questa cialda di parmigiano. Dicevi del corso che hai fatto, che è importante, siete i primi Agrichef Lombardi. Ok. Ok. E qua direi che ci siamo. Mettiamo un po' di speck croccante. Un po' di speck croccante. Del melone a crudo. Del melone a crudo. Che croccantezza. Luciano, bellissimo. Bellissimo. Bisognerebbe dare anche un assaggino, no? Dici? Ma lo mettiamo là davanti. Allora, potrebbe essere. Lo mettiamo qua e lo facciamo anche vedere. Quindi col melone IGP Mantovano siamo riusciti a fare questo piatto. Lo ripetiamo, è... un risotto con? Risotto con melone IGP Mantovano, speck e chips di grana. Con il vino? 1.6 Armonia, metodo classico, Chardonnay e Grappello Ruberti vinificato in bianco. Oh, io vi ringrazio tantissimo. Grazie a te. Grazie veramente e grazie ai telespettatori. Siamo riusciti a fare quindi un percorso molto molto bello, cioè quello di far vedere che da un prodotto col diretti mantovano vero come il melone siamo riusciti poi a fare questo piatto in poco tempo, insomma, con tanta tanta qualità, non solo con il prodotto ma anche con un ottimo vino. Quindi ringrazio Stefano, ringrazio Luciano, noi ci vediamo quindi alla prossima, ciao.